Ciao people e bentornati in una nuova entusiasmante puntata del Curo Prova, ovvero il nostro incredibile modo di provare un sacco di patacate che vediamo su internet e non abbiamo idea se funzionino o meno. Navigando nel mondo dell'internet ho trovato qualcosa che potrebbe essere estremamente utile, specialmente a noi donzelle, se funzionasse. Ovvero pennelli trucco pulitore eye fades, pennelli make up pulitore 360 gradi elettronico rotazione pulisce asciuga trucco pennelli in pochi secondi, facile risparmio tempo per tutte le taglie make up brush. Funzionerà davvero? Potrebbe effettivamente essere utile anche a dei pittori, nel caso dovesse funzionare, anche se l'immagine che mi ha attirato è stata sicuramente questa. Perché si vede questo pennello che diventa letteralmente piatto, la mia unica preoccupazione è che li rovini. Ma questo lo vedremo utilizzandolo. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere se questo prodotto funziona davvero e soprattutto se non distrugge i miei pennelli. E ci siamo spostati in sala. Andiamo a vedere se questo Makeup Brush Cleaner funzionerà. Mi incuriosisce molto, se devo essere sincera, più che altro perché appunto io sono un po' pigra, non c'ho mai voglia di lavare i miei pennelli dopo il make up, niente questa scatola inapribile. La forza bruta vince sempre su tutto, fantastico. Allora, vediamo subito come si presenta. Sembra esserci qua una ciotolina dove andremo a mettere l'acqua, immagino, e un bagaglio, non so che cosa sia. Credo che sia la parte dove andranno inserite le pile, la parte elettrica, vedete? Sono giusto due cosine all'interno della scatola. Questa immagino sia la parte, esatto, dove vanno le pile, che ovviamente non sono incluse, ma adesso le andiamo a mettere perché le ho. E qui on off per farlo funzionare. C'è anche Lily che è curiosa, devo farglielo annusare. Deve annusare tutte le cose. È la mia fidanzata gelosa. Ma vediamo invece qui nella parte della ciotolina. Lily, sei troppo curiosa, non puoi annusare anche questo, vai, annusa. Questo immagino che sia per non far schizzare l'acqua fuori, non lo so, adesso lo capiremo. Più che altro perché non vedo istruzioni particolari. Ah sì, guardate, c'è un fogliettino qua in mezzo a tutto sto grumo. Come le hanno incastrate queste cose, c'è proprio packaging fantastico. Allora, bam, era tutto incastrato all'interno. Qui abbiamo l'ampollina, molto bella, questa la potete utilizzare anche per fare il piccolo chimico. Questo non so che cosa sia, credo sia il bagaglio che ruota, che gira velocemente per poter smuovere l'acqua e quindi pulire i nostri pennelli. Questi sono... cosa sono? Non lo so, sono dei cosi di gomma. Boh, adesso lo capiremo, cerco di capire dalle istruzioni, ma ce ne sono dentro tanti e di diverse misure. Quindi immagino che siano, dei supporti forse per pulire il pennello. Ora lo capiremo. Andiamo a leggere le istruzioni. Intanto, vabbè, vediamo se ci sono in italiano, ma non credo. Per fortuna io parlo l'inglese senza problemi, però... sì, allora vi confermo che non esiste l'italiano, va bene. Quindi prima di tutto dobbiamo mettere le batterie. Vuole due batterie stilo, proprio quelle classiche. Io ogni volta che passo tipo all'IKEA mi prendo questi mega box di 1000.000 batterie che non si sa mai nella vita possono servire, nonostante ormai abbiamo tutto che si ricarica con prese USB. Oh! Ok, no, non vanno bene queste batterie, sono quelle più piccole. Batterie trovate, per fortuna ne avevo in casa, anche se queste piccoline in realtà un po' più fatica averle perché anche i telecomandi, sono andata a vedere, volevo toglierle dai telecomandi, ma i miei telecomandi hanno tutte le batterie, quelle grosse, però le abbiamo trovate e la testina parte, quella che deve girare parte, molto silenziosa. Dice di selezionare, di prendere i pennelli. Io ho qua il mio astuccio di pennelli, prendo quello della terra, non si aspetta, questo, prendo questo qua, ecco, li ho lasciati appositamente sporchi così li possiamo provare, questo è quello per la terra sulle guance, quindi proviamo questo qui. Dice di scegliere il collare che si incastra meglio. Ne abbiamo tantissimi, quindi vediamo tra questi quale si incastra. Questo è troppo largo,
cerchiamone uno un po' più piccolo, questo è troppo piccolo. Questo, questo potrebbe essere il suo. Forse è un po' troppo stretto. Ma il problema è che questo è troppo largo, non c'è una via di mezzo, sono troppo grossi o sono troppo piccoli. Vabbè, questo mi pare quello che si incastra meglio, perché comunque va sopra, rimane chiuso e il problema è tirarlo giù tutto. Adesso non so se sono io che ho dei pennelli dalle forme strane. Ok, vai, sono riuscita a incastrarlo per bene. Questo si presenta così. E adesso in teoria lo dovremmo infilare in questa parte qua. Quindi vediamo un po', si dovrebbe incastrare. Perfetto, si è andato ad incastrare, quindi montaggio piuttosto facile. Vediamo, sì, accendendolo gira. Adesso andiamo a mettere qui acqua e dice di mettere sapone antibatterico. Io metto il mio sapone neutro, vediamo se funziona. Basta, direi. Ok, in questo modo, vedete, c'è il sapone che si è depositato ovviamente tutto sul fondo. Ma adesso tecnicamente, quando andiamo a mettere dentro il pennello, dovrebbe andare ad amalgamarsi con l'acqua. Adesso mettiamo il coperchietto nero, perfetto, andiamo a mettere questo. E non ho capito, quindi, questo serve, mi sa, per tenere, sì, per tenere su i vari pezzettini, sì, ok. Qui ci sono i vari buchettini, infatti stavo cercando di capire questo dove potesse andare. È semplicemente un portatappini che te, insomma, li inserisci qua dentro e non ce li hai in giro, buttati in giro a caso. Ok, vedete, li ho inseriti tutti praticamente su questo porta supporti, portatappi. Più che altro vedete che ci sono diverse misure, ci sono quelli per i pennelli più piccolini, pennelli più grandi, quindi in base proprio alla grandezza del vostro pennello. Adesso le istruzioni dicono di andare a pucciare, gergo scientifico, di andare a pucciare, buttare e fare su e giù. Ecco, già è sporca l'acqua praticamente, cioè già si è pulito anche solo facendo così. Quindi vabbè, della serie, prendi un po' d'acqua, un po' di sapone e i pennelli già li puoi pulire. Adesso dobbiamo vedere se andando ad accendere funziona. Ok, ho acceso, qui inizia a girare, dobbiamo tenerlo più o meno sollevato sulla parte della superficie. Oddio, non mi pare che si appiattisca, sa molto blanda come cosa, ce lo posso fare anch'io a mano sinceramente. Allora, se lo metto sopra l'acqua ovviamente schizza dappertutto, appena lo metto in acqua rallenta. Il pennello sembra effettivamente pulito ora, ma grazie al piffero, cioè tipo l'ho usato una volta e non era molto sporco. Qui smontiamo tutto l'ambaradan, smontiamo il suo tappino. Oddio, le fatiche! No, cioè è diventato tutt'uno. No, è inapribile. Sul serio? Cioè, oh! Ma tu mi prendi in giro. Tu non vincerai. Oh, ce l'ho fatta. Riuscita con la forza bruta ovviamente. Proviamo con un pennello piccolo, andiamo col pennello da ombrettino, che questo lo vedete, vabbè è bianco, perché anzi andiamo con questo, va, ok, ombrettino arancione che ogni tanto lo uso, e vediamo qual è il suo. No, oddio, questo forse sì, troppo stretto. No, ok, questo è il suo. Sì, esatto. No, non è vero, è largo. No, perché si entra ma non rimane fermo, è troppo largo. E andiamo a provarne una. Ma questo è troppo stretto. Cioè, entra ma è stretto. Quindi non l'ho incastrato ovviamente fino in fondo perché è troppo stretto, ma proviamo. Questo appunto pennellino da ombretto, proviamo con questo. Puccio dentro, già sto vedendo un po' di ombrettino che va via, iniziamo a far girare, vediamo se... questo gira veloce, questo gira molto veloce, devo tenere sopra immagino per pulire, non so quanti secondi, qui dice, dice up and down, qui dice di fare così praticamente, di fare su e giù,
per 10 secondi. Beh, direi che 10 secondi sono abbondantemente passati. È effettivamente pulito. Incredibile, ragazzi. Oddio, non completamente, nel senso, quando io li pulisco a mano li pulisco un po' meglio, sinceramente un pochino di arancione è rimasto, un pochino tanto arancione è rimasto, sì, perché se faccio così, cioè se lo pigio, vado a togliere praticamente altro arancione. Vabbè, diciamo che il grosso è venuto via, forse non completamente, non so, ci provo ancora. Facciamo un po' di su e giù. Oh, mamma mia, la fatica di togliere sti tappini. Cioè, se faccio così, lo giro io qua dentro, a mano, puccio, no? Faccio così, secondo me viene meglio. Adesso io non vorrei dire, ma... ecco. Ora è pulito. Sto fatto un attimo così e ora lo vedete che è tornato bianco. Anche con... abbastanza facilità. A few moments later. Si dovrebbe accendere una lucina rossa, quindi mi sa, non lo so, o le pile erano messe male, non facevano contatto bene, però vedete? Ecco, adesso gira molto molto più velocemente e si accende una spia rossa, quindi io adesso voglio riprovare, dopo che appunto ho sistemato le pile e tutto, andiamo a vedere da qua direttamente, ecco, vedete che ho il pennello. Così con questa videocamera si vede pure un casino meglio. E andiamo a reincastrare il tappino con non poca fatica all'interno del nostro pennello. Che... ecco, allora adesso dovrebbe... no, mi sta schizzando acqua ovunque! Niente, ma lavato, ma va bene, l'importante è che lavi anche il pennello. Allora, c'è del sapone, come prima ho messo il sapone, facciamo un attimo su e giù. Wow, ora gira tantissimo, ora gira tantissimo, vi faccio vedere. Vai, proviamo a fare su e giù. 10 secondi su e giù, come diceva. Aiuto. Appena lo metto in acqua però smette di girare. Ok, no, però direi che ora l'effetto è decisamente diverso rispetto a prima. Facciamo dentro fuori. Ok, vai, 10 secondi. Vabbè dai, 10 secondi sono passati, io non so se sto facendo bene. Mi rimangono dei grandi dubbi. Allora, il pennello è ben insaponato, vedete, ecco qua. Quindi, esattamente come prima, ha pulito praticamente la parte esterna, vedete, la parte esterna è pulita, ma la parte interna è rimasta estremamente sporca. Faccio un ultimissimo tentativo con questo pennello da ombretto. Questo è un ombretto giallino bianco. Considerate che il pennello, questo l'ho lavato io a mano, deve diventare più o meno di questo colore. Oddio, magari non vedete la differenza. Io la vedo, ecco, forse se avvicino si vede. Questo vedete che è un po' più bianco, questo è più giallino. Il fatto è che l'ombretto che uso è molto chiaro, quindi forse appunto non si vedrà troppo la differenza, però è giusto per capire se funziona. Oh! Ok, l'ho incastrato bene fino in fondo. Ok, è partito come un razzo. Quindi andiamo a pucciare e facciamolo partire. Ok, qua c'è un sacco di schiuma, quindi probabilmente non vedete. Ora provo a tirarlo su giusto per farvi vedere che qua sta girando fortissimo. Sì, non gira alla velocità che fa vedere nel video. Nel video, scusate, nelle immagini quando lo acquisti. Che dopo un po' si stanca di girare. Oh, però questa volta mi sa che ha funzionato. Sì. Guardate. È pulito. Adesso a voi potrebbe sembrare uguale a prima, ma vi assicuro che non è uguale a prima, perché appunto io questo lo uso tutti i giorni e sì, probabilmente era da andare a provare con un ombretto scuro. No, ok, questa volta ha funzionato. Che dire? Allora, con i pennelli grossi, questi qua... questi tipo da copriocchiaie, così, no. Quindi se il prodotto è magari un fondotinta, un copriocchiaie, meglio pulire a mano, perché questo, nope. Se invece andate ad utilizzarlo magari per una terra abbronzante o per degli ombretti, sì, effettivamente funziona. Si può tranquillamente fare la stessa identica cosa a mano. Prodotto interessante, sì, cioè come idea è carina.
io avrei voluto comunque il funzionamento su questi pennelli qua, che sono un po' più difficili da pulire. Pulire questi, obiettivamente, cioè io ci metto 2 secondi, cioè mi basta fare così nell'acqua insaponata e si puliscono. Quindi in definitiva 20 euro per questa fantastica bowl in cui pulire i pennelli. Questa sarà probabilmente l'unica cosa che utilizzerò, perché mi trovo molto scomoda con questa parte in silicone qua dove inserire i pennelli. Non mi ci trovo bene. Dovevo rifarlo, scusate, giusto per ripulire per l'ennesima volta il pennello. E nulla, dal CuroTry è tutto. Ci rivediamo al prossimo episodio e grazie a tutti per aver seguito. Ciao!